Live. Ah, eccoci qua, siamo live con Lorenzo Foresta dalla foresta. Possiamo dire l'uomo della foresta, giusto? Sì, vuoi, puoi dire quello che vuoi. Senti, ciao a tutti. Siamo in diretta su Cosmo Frutteriano, siamo in un leggero ritardo di 20 minuti. E, tipico ritardo baiano. Tipico, vabbè, baiano, anche portoghese, un po'. Siamo praticamente, lui alle spalle c'ha la foresta atlantica, o sbaglio? Sì. Ok, quindi di fronte avrà il mare, giusto? A un chilometro. Ah, un chilometro, ok. Giusto per presentare, dove vivi, possiamo dire che è un proto ecovillaggio? Diciamo che è nato come proto ecovillaggio e poi nel tempo, dal mio punto di vista, è un po' cambiato, è diventato più un condominio di alternativi un po' finti dal mio punto di vista, però sai, un po' non new è quello age. Che era all'inizio. Un po' new age, possiamo dire? Sì, un po' paraculi. Okay. Ecco, quando tu parli di inizio, di quanti anni fa corrisponde l'inizio? Noi siamo arrivati nel 2011 ed eravamo in 5 famiglie. Ah, quello è proprio il tuo primo approccio con, diciamo, questa zona. Bahia, siamo sì. A Bahia, esattamente, più specifico di Bahia, dove siete? Siamo a 28 chilometri dalla città di Ilhéus, che è la città più vicina, e un 200 chilometri sotto Salvador di Bahia, che è la capitale. Perfetto. E allora ricordiamo che, come quasi tutti gli stati del mondo e tutti gli stati sudamericani e centroamericani, il Brasile è una federazione di stati. E, sì. Lo stato sopra il vostro, come si chiama? Non lo so. E quello sotto? Quello sotto? Sotto c'è, non lo so, c'è il mare, sarà... Comunque, diciamo che stai, credo che tu stai tra Rio de Janeiro e sopra, e sotto, non so, San Paolo, diciamo, tanto per dare un'indicazione... Sì, siamo sotto San Paolo, ma... Okay. E ricordiamo, distante. È lo stato, è la regione, è stato al mondo con un numero più alto di italiani, perché ha più italiani della Lombardia, ne ha 12 milioni, perché praticamente sì. In base... alle immigrazioni e potrebbero fare il passaporto in 12 milioni. La città di San Paolo è la città al mondo con più italiani, ne ha più di Roma, perché ne ha 4 milioni e Roma ne ha 3. E niente, allora tu 2011, quindi sono passati 10 anni, hai il primo approccio e ed era diversa 10 anni fa la situazione, quindi. Sì. Diversa la gente, diverso l'intento di comodità, una cosa molto easy come vita, non c'era l'energia, in senso che ognuno aveva i pannelli solari, noi ce li abbiamo ancora, poi hanno fatto richiesta che entrasse l'acqua Elba, che sarebbe l'Enel, e lì è cambiata l'onda, diciamo, quindi sono iniziati ad arrivare quelli che ci fanno ma non ci sono. Sempre dal mio punto di vista. Ah, ok. E sostanzialmente voi, ognuno di voi ha una casa piccola o grande e un giardino? Sì. Allora, c'è chi ha... Qui è stato diviso in lotti da 6.000 metri, che ognuno è diventato socio, si mette una quota, si metteva. Una quota di denaro veniva destinato un lotto che in realtà non è una proprietà ma è un diritto di possesso all'interno di questa, chiamiamola comunità, dove ognuno si è costruito la casa a modo suo, tutti facendo più o meno bioedilizia con vari esperimenti, legno riciclato, argilla e altre cose. Ma quindi era un terreno, possiamo dire, edificabile, perché l'avete edificato, giusto? Allora, la fazenda nasce come ex pascolo di mucche, e quindi noi siamo circondati da foresta, che qui si chiama la Mata Atlantica, e quello che era pascolo,
e quindi completamente spoglio e brullo, è stato in maggior parte ripiantato, gli alberi sono cresciuti, ce ne sono già di altini. Paolo, che è quello che è piaciuto a me fin dall'inizio, ha il suo angolo dove ha la sua privacy, poi ci sono degli spazi comuni, la cosa che unisce più di tutto sono i figli, c'è una scuola che noi chiamiamo non scuola interna, che non è legalizzata, ma di fatto è dove vanno. Non è legalizzata. È un homeschooling, però in Italia è perfettamente legale l'homeschooling. La Costituzione italiana, per esempio, prevede l'obbligo di istruzione. Nessuna normativa costituzionale prevede l'obbligo di andare a scuola. Solo un avvocato ignorante e ritardato potrebbe pensare a una cosa del genere. Quindi voi state facendo quello che in Italia è cosiddetta scuola parentale, homeschooling o scuola, esatto, diciamo, libertaria, per esempio, come la famosa... Summerhill, no? Che diciamo è la punta dei diamanti di questo tipo di istruzione per i bambini. Sì. E, quindi, quanto nel 2011 quanto costava questo mezzo ettaro? Allora, noi abbiamo speso, parlando in euro, sui 14.000 euro. Okay. Come entrata di quota. Avete preso un mezzo ettaro o due mezzi ettari? E all'inizio uno, poi ne abbiamo preso un altro con il tempo. Ok. E all'inizio era facile? Altri due. Ah, ok, ma era facile trovarli all'inizio. Adesso non si trovano più? Sono tutti pieni? Adesso sono pieni, quindi non... tutto noto costruito, perché c'è anche chi ha un lotto vuoto e non ci costruisce niente ancora, però sì, siamo full, siamo pieni. Ma se uno vuole vivere un'esperienza, che ne so, quando qua è l'inverno, il cortisolo è a manetta, il freddo ti sta facendo salire l'ormone dello stress, volesse vivere due mesi lì da voi, qualcuno di voi affitta? Ma c'è chi ha anche un bungalow, per dire, o comunque chiamiamola una dépendance, che magari affitta, magari ospita amici, e comunque fuori da qua c'è un mondo fuori, ci sono case sulla spiaggia, ci sono delle posade, cioè, se uno vuole venire qua, cioè, uno se è mio amico me lo ospito a casa. Se non lo conosco, tipo Pietro che assisteva al canale nostro e ci ha contattato, è venuto e sono nel bungalow di Iside, che è nato come lo studio di Iside, che lei è terapeuta, e poi si è affittato una casa quando si è ambientato. Ok. Non sta tenendo una sua, ma fuori di qui, perché no? Ma che ne so, un italiano che volesse venire lì uno o due mesi, quanto pagherebbe secondo la tua esperienza? Lì nel villaggio o fuori, in prossimità, diciamo. Parli di affitto o in totale? Tutte e due, prima l'affitto e poi un totale. Allora, per stare in cose dignitose, togliendo Natale, Capodanno, l'alta stagione, lì non conviene venire qui, perché è come andare a Riccione in agosto, però già con 200 euro al mese trovi qualcosa. Il posto è di moda quest'ultimo anno, quindi diventa un po' più difficile, ma si trova. Puoi spendere anche meno se ti adatti, come puoi spendere ben di più se vuoi il villone sulla spiaggia, con i domestici, con la piscina e sti cazzi stimazzi. Quindi ipotizziamo, uno viene a gennaio, si fa tutto gennaio o tutto gennaio, tutto febbraio, l'affitto paga 200 a gennaio, 200 a febbraio. Poi il costo della vita? Sì, ti dicevo, togliamo gennaio e febbraio perché c'è Natale, Capodanno, Natale, che qui è un delirio. Un delirio in senso che aumenta la richiesta. Però tutto l'anno è così. Poi per vivere anche lì, dipende, perché qua c'è gente che vive veramente con poco, tipo Andrés, che tu hai già visto, lo chiami l'amico di Mancuso. Andrés, con
con 50 euro al mese del mangiare per vivere, si è fatto una tettoia, sotto la tettoia ha piantato una tenda e quella è casa sua, quindi passi da questi, chiamiamoli gli estremi. Per farci un'idea, venisse un fruttariano, sia la frutta dolce che la frutta ortaggio, no? Ricordiamo, la frutta dolce è quella degli alberi legnosi, la frutta ortaggio è quella delle piante erbacee. Stiamo, non so, adesso tu farai la conversione in euro, paghiamo 50 centesimi al chilo, sì. 30 centesimi al chilo, quanto? Ma per dirti, io ho un caspo di banane intero, dove ci saranno su 50 banane, lo pago 2 euro. Chiaramente qua è la cosa che costa meno. Sì, va bene, ma tipo il mango al chilo, quanto può costare il mango al chilo? Il mango vari molto, perché se vai dal produttore con 5 euro ne porti a casa una montagna. E qua produttori, c'è gente che ne ha, ce ne sono molti, perché un albero di mango, lo sai, cioè diventa una quercia gigantesca quando è, quindi la frutta che c'è qui è forse l'unica cosa che costa poco. Se vai a San Paolo nel supermercato, cioè, costa aspetta, anche quella. Fammi capire, il mango è il frutto che costa meno in generale? No, quello che costa meno è la banana. No, scusami, dopo la banana è il mango? Sì, mango, papaya, qui c'è molta abbondanza, quindi... No, insisto sul mango perché il mango per il Brasile è molto importante, perché diciamo che come tutti i popoli ritardati del mondo, loro si identificano nel calcio, no? E Pelé, che è considerato insieme a Maradona il più grande calciatore di tutti i tempi, è nato giocando e palleggiando col mango. Il padre gli ha insegnato a giocare, sì, a pallone con il mango. Quindi lui, padre poverissimo, Pelé era poverissimo, però nella povertà c'era un albero di mango accanto alla loro capanna, non so cosa fosse, ma non era certo una, sì, villa 5 stelle. È nato così Pelé, col mango. E quante varietà ci sono di mango, papaya? Ce ne sono parecchie di varietà? Sì, qua si fa il distinguo intanto tra papaya e mamon. La papaya è quella che conosciamo anche in Italia, più piccola, il mamon è gigantesco. È la stessa cosa, solo enorme. E anche di quelli ci sono vari tipi, per dire, qua c'è il mamon cao, che io considero il più buono, c'è quello con polpa rossa, c'è quello con polpa gialla, a me piace di tutti meno quello con polpa gialla, di più quello con polpa rossa, però per dirvi, io un mamon cacao che è gigante, grande come un'anguria, però più sottile, lo pago, quando non ne ho in giardino ovviamente, poco meno di un euro, 75 centesimi, 80 centesimi. Ok, adesso cominciamo con la tua storia. Ricordiamo che tu, sì, adesso tra poco ci racconti la tua storia, ma ricordiamo che tu stai piantando più o meno ogni mese un albero di frutta nel tuo mezzo ettaro. Sì, io ho piantato tantissimo in passato in modo compulsivo, c'erano i miei amici che mi prendevano per il culo, non solo frutta, che ripeto, qui era pascolo, e quindi per dire ho piantato tantissimo jacarandà, ipé, massaranduba, mogano, sai, quegli alberi che sono, li chiamano in via d'estinzione, e quindi l'idea è hanno un legno pregiatissimo, sono lentissimi come crescita, chi più che meno, però l'idea è di dare un generatore di sementi, perché un albero poi diventa adulto, gli uccellini portano i sementi di qua e di là, e quindi, esatto, e quindi è uno dei modi per fare, sì, riforestazione con piante che sono quelle che... Sì, hai appena descritto la disseminazione. Hai appena descritto la disseminazione zoocora, cioè gli animali che sono in simbiosi con le piante, come in teoria dovrebbe essere anche l'uomo, ma poi ci arriveremo. Senti, io direi di riassumere, esatto, un attimo. Tu nel gennaio 2011 torni in quella zona, sei a San Paolo, torni lì, cioè torni nel proto del tuo villaggio, e che succede? Racconta. Sì.
Allora, faccio la premessa veloce. Noi eravamo in quel periodo in Italia, siamo andati a fare un'esperienza, diciamo, di crescita individuale a un amico nello stato di San Paolo. E a fine a marzo avevamo il volo per il rientro in Italia. Marzo, sottolineiamo bene. Hanno marzo, iniziato a... aspetta un attimo, scusi, ti interrompo. Marzo 2020, quando in Italia la gente va agli arresti domiciliari illegali, no? Perché la Costituzione prevede che tu, per stare domiciliari, devi avere una sentenza scritta motivata di un giudice. Sì. Ma tornando a quando dici la parola noi, intendi la tua compagna Iside, forse ex compagna, adesso non so bene. No, la mia compagna e mio figlio. E il famoso Re Leone, no? Neanch'io. Giusto? Sì. E quindi noi Sì. abbiamo detto non torniamo in Italia. Potevamo tornare in Italia perché comunque il volo era ancora valido e poi c'era gente che chiamava la Farina, che organizzasse un volo. Però tra il tornare in Italia ed essere agli arresti domiciliari, che io probabilmente non avrei accettato e avrei litigato col mondo, abbiamo preferito tornare qui. E qui siamo tornati in Italia, che mi dicevano torno in Italia perché lì non ci sono ospedali, c'è una pandemia che uccide tutti. Amici che mi chiamavano, mi dicevano: ho l'amico a New York che mi dice che hanno fatto le fosse comuni. Io gli dicevo: io non ci credo. No, ma tu hai amici a New York? No, ne avevo un altro dal Cile, anche qua le fosse comuni. Io gli dicevo: ma andate a fanculo voi e le fosse comuni, rispetto alle vostre paure, ma a me non cazzo devo fare. E quindi abbiamo passato quella che era quarantena italiana, ma anche quando hanno fatto le quarantene qua, spiaggia tutti i giorni, surf, passeggiate. Qui non se ne è accorto nessuno. Qualche comunista coglione con la maschina, ma è solo un atteggiamento. Quindi la Esatto. maschera, Senti. cioè hanno solo la mascherina, perché... E non sono No, comunisti, è che era c'è perché sta bandiera, sono intellettuale, sono di sì, sinistra. esatto. Senti, ricordiamo che essendo una federazione di stati, lo Stato, diciamo, la federazione e c'è cioè il presidente che è Bolsonaro, che è di centrodestra, tutte queste cazzate, centrodestra, centrosinistra. Molti stati invece hanno presidenti di centrosinistra. Mi pare che il tuo Stato, mi pare, abbia un presidente di centrosinistra, che sono tutti covidioti. Sì, Cioè, non che Bolsonaro sia Einstein, esatto. però è mezzo scemo pure lui, però almeno non è No, covidiota. Mentre questi New Age di sinistra sono però ne ho tutti covidioti. indovinata una. Sì, forse il vantaggio che ha avuto il Brasile rispetto all'Italia è che mentre in Italia i pupazzi, perché per me sono tutti pazzi, hanno fatto un fronte compatto nell'essere covidioti e quindi, cioè, sono veramente uno peggio dell'altro, qui per quello che è la gestione di tutto sono uno peggio, ma sotto questo aspetto almeno si sono divisi e quindi le persone hanno avuto la possibilità di scegliere una cosa o l'altra. Poi è diventata una partita a calcio, come succede sempre, e quindi gli uni litigano con gli altri, Sì. e chi è di destra, per me non esiste né destra né sinistra, ma diciamo chi è di destra ci crede meno, chi è di sinistra è un patriota perché usa la maschera anche in macchina da solo, e quindi... Senti, adesso spiego un attimo la posizione, la narrazione di quello che è accaduto e dopo tu ci racconti bene questi, diciamo, marzo 2020. Adesso, un anno e mezzo dopo. La narrazione su quello che è accaduto è semplicemente che questa malattia, che è una influenza normalissima, circola minimo dall'estate del 2019, certificato dall'Istituto dei Tumori di Milano e da molte altre università, tra cui l'Università di Siena. Ma non ha ucciso nessuno a ottobre. Comincia a fare freddino a nord, a novembre 2019 nessuno, dicembre 2019 fu uno dei dicembre più freddi, ancora nessuno, gennaio il mese storicamente più freddo. Ricordiamoci che nell'ottobre del 2019 10.000 atleti di tutto il mondo,
ci furono le campionati mondiali militari proprio nell'epicentro della pandemia, a Wuhan. Proprio ideale, no? Se uno vuole lanciare una pandemia, che poi non, ricordiamoci che sono tutti morti di cortisolo, l'ormone dello stress, non c'è uno morto di influenza, se non i soliti 30-40 mila che tutti gli anni muoiono, e comunque con un'età media di 84 anni, con 3,5 patologie pregresse. Che succede? Ottobre del 2019, 10.000 atleti di tutto il mondo vanno a Wuhan, si influenzano, tornano tutti con l'influenza, in Italia italiana tutti con l'influenza, vuol dire che essendo, avendo due caratteristiche questa influenza, è molto veloce nella trasmissione, è molto mutevole, vuol dire che hanno infettato mezzo mondo già a ottobre 2019. Non muore nessuno, novembre nessuno, dicembre nessuno, gennaio nessuno, febbraio comincia, no? Ma come cazzo è? A gennaio nessuno, che è più freddo di tutti, a febbraio sì. Perché a febbraio i mass media terroristici italiani e poi di tutto il mondo cominciano ad alzare il cortisolo. L'innalzamento del cortisolo porta a tutte le malattie possibili e immaginabili, in particolare l'indebolimento del sistema immunitario, la sindrome metabolica, l'iperinsulinemia, l'ipertensione, malattie cardiocircolatorie, tutto. Quindi sono tutti morti di cortisolo. Chi dice che sono morti di Covid o è un ritardato o è un ritardato. Perché questo è certificato dall'Istituto di Tumore di Milano, sì, e da tutte le università italiane. Guarda caso, quando è che cominciano a morire la gente di cortisolo? Dopo l'8 marzo del 2020, quando Scirocco Casalino fa girare la bozza del lockdown di guerra incostituzionale, e secondo una dichiarazione di emergenza che non esiste nella normativa italiana perché serve solo la protezione civile per il terremoto dell'Aquila o la diga del Vajonte per cose logistiche locali, e ci fu l'8, 9, 10 marzo il più alto numero di telefonate a 118 per svenimenti e principi di infarto. Poi il 18 marzo c'è stato il picco del cortisolo, che durerà almeno per 3 anni, questo cortisolo, le bare di Bergamo, la genialata delle bare di Bergamo. Con le bare di Bergamo è morta pure poca gente, perché quando tu innalzi il cortisolo con le bare di Bergamo, ricordiamoci che il cortisolo deve averne un pochino al risveglio, perché esci dal coma notturno e devi stare bello, no? Subito, vigile, no? Fatta questa premessa, adesso raccontaci da marzo 2020 a oggi più o meno cosa hai fatto mediamente, le tue interazioni con, diciamo, la società e con i tuoi vicini. Sì, allora ti dico una cosa veloce: io sono stato a conoscere il capo comunitario della più grande favela, Paolo, che sono 120.000 persone, vivono in un fazzoletto, e quindi io dicevo là, se c'è una pandemia muoiono tutti, ma tutti, cioè ne fosse morto uno, perché a sta gente non gliene frega un cazzo, cioè a quelli che non hanno niente non gliene può fregare meno, e qui la stessa cosa, e quindi la comunità locale, diciamo i locali, chiamali indigeni, tieni presente che la Bahia è il cuore del Brasile, cioè è dove c'è la popolazione nera, la percentuale più alta, e dove arrivavano gli schiavi. Infatti in quella favela mi ha portato questo mio amico con la macchina blindata, mi ha detto vedrai, e a me sembrava di essere in Bahia, e qui dove sono io, alla gente del posto non gliene può fregare meno, qui c'è la zika, c'è il dengue, ci sono serpenti velenosi, voglio dire l'ultimo dei problemi è questa pagliacciata qua per i locali, invece del tasso, siccome dove siamo noi, come dice il tuo amico di Stefano Mancuso, che lui ha vissuto Ibiza agli anni, ha detto mi sembra di essere all'inizio, che all'inizio era una figata, adesso lui teme che prenda la stessa onda e quindi diventi un centro turistico, no? Perché okay, hanno iniziato i duri e puri, quelli che c'erano, e poi adesso è diventato il centro degli alternativi, che li vedi pieni di tatuaggi, con i piercing, la pizza con un chilo di formaggio sopra, la battuta che io faccio è: non avete fatto i vaccini ai figli perché siete alternativi, e fate la corsa a farvi la punturina per sta puttanata qua, cioè ma ci siete o ci fate? Quindi questa è, ma perché ripeto, sono tutti finti intellettuali, non tutti, perché non è vero, c'è anche persone per più,
di target. Oh, io vado diretto, cioè, non ho censura, quindi dico quello che penso. Se vuoi mi fermo. Ma no, la gente del posto, anzi, io quando vado magari rincara, a fare rincara la dose, rincara la dose, devi rincarare la dose. Quando vado a fare la spesa, magari vado dal gommista con la combi e inizio le stine dove per un italiano sarebbe favela. Non ne vedi uno che si preoccupa, cioè proprio la gente non gliene può fregare meno e non sono stupidi. Invece c'è questo razzismo in Brasile, no? Che chi ha un po' di soldi, che è il figlio dottore, queste cose qua, li vede come ignoranti. Invece è per persone sveglie, oggi tutti quanti hanno il telefono, hanno libero accesso a informazioni, quindi in linea di massima a loro non gliene può fregare meno. Al target, quello superiore, quelli che invece hanno qualcosa da perdere, sono molto più inquinati dal punto di vista proprio di testa, si documentano di più, ma essendo di sinistra prendono per verità quelle, quindi l'esempio, te l'ho detto, cioè non hanno vaccinato i figli, però si vaccinano loro. Un amico argentino l'altro giorno mi ha detto sono andato a farmi la punturina perché devo fare un viaggio in Europa, se no non posso. Gli ho detto non è vero, è totalmente falso, che cazzo stai dicendo? E mi guardano come io sia un alieno, anche perché io polemico, sono quello contro tutti. Dopo io ho i miei amici, ho il mio giro, ma è diventato paradossale. Io ho amici di vecchia data qua che li vedo pari in macchina soli con la mascherina e non... Cioè, ti dico l'ultima, una amica che fa sciamanesimo, che ha battezzato Leo, perché Leone ha ovviamente fatto il battesimo ste troiate qua in chiesa, ma ci piaceva l'idea di fare una presentazione alla natura, ai quattro elementi, e l'amica si è resa disponibile qui davanti casa sul laghetto dove abbiamo i coprilli che spaventano tutti ma non fanno niente, ha fatto questo battesimo e una così è stata una delle prime a fare qui. La vedi super spaventata da sta cosa, sempre con la mascherina, quindi ragazzi in spiaggia con la mascherina intinta col bikini, c'è tanta mascherina così e il aspetta. Bikini è un filo interdentale, sono poche, però ne ho viste. Non ho capito, perché in Italia io ho visto covidioti con la mascherina ovunque tranne che in spiaggia. Tu mi stai dicendo, ribadisci il concetto, che tu hai visto gente mascherata in spiaggia? Sì. La spiaggia è quasi deserta, quindi non ne ho visti molti per ovvi motivi. Cioè, se ci sono 10 persone durante passeggiare i 10 chilometri, vedo sempre con la mascherina da sola, 7 di mattina, cerveja, la birra in mano, con la mascherina. Pazzesco. Senti, questa è la realtà dal mio punto di vista. Tu sei polemico e bizzarro, se ricordo bene. Sì. Senti, tu hai scritto un libro che si chiama Polemico e Bizzarro, però vuoi ricordare anche il canale YouTube con cui, con Iside, hai, diciamo, raccontato il proto-ecovillaggio? Sì, il canale YouTube, anche quello si chiama Polemico e Bizzarro, l'abbiamo aperto quando siamo arrivati qua in Bahia all'inizio di tutta la facciata, anche per far vedere che a nostro modo, cercando di essere profilo basso, che non stava succedendo niente, solo una volta sono andato a fare surf, è arrivata la polizia e mi ha detto dovete uscire dall'acqua perché c'è una pandemia. E eravamo io e un mio amico. Siamo usciti, siamo andati chilometri più avanti, siamo entrati di nuovo, cioè siamo andati, sai, proprio nel punto, quello dove poteva esserci qualcuno, però siamo in due, in mezzo all'oceano, mi chiami, io esco e mi dice dovete andare a casa perché c'è una mia, ma porca puttana. Ma non scusami, senso, non è che... capisci, però in un anno e mezzo... Sì, ma quella volta lì forse era la Barbara D'Urso che dall'Italia vi mandava gli elicotteri, perché accadeva questo, no? Che la Barbara D'Urso era collegata con gli elicotteri dei carabinieri che spendevano, sai che costa un elicottero in volo?
una marea di soldi dai contribuenti per seguire quelli che stavano correndo da soli sulla spiaggia, no? Questo è in Italia, no? La Barbara Russo insegnava come lavarsi le mani con quel gel che ti brucia il microbiota e ti fa venire il cancro, e seguiva quelli che correvano sulla spiaggia. Ve li ha mandati Barbara D'Urso, probabilmente, sì. No? No, diciamo però che alcune spiagge le hanno chiuse, cioè le spiagge, quelle principali, tipo Copacabana, Rio, dove c'è più controllo. Qua, essendo in mezzo a nulla, noi, da noi alla città sono 30 chilometri di spiaggia, quindi di solito io vado qua davanti e non sono nel punto dove può esserci qualcuno, sempre deserta, è difficile che venga. Il vantaggio di essere dove non esiste lo Stato è che nessuno ti rompe i coglioni, capito? Poi, se hai bisogno di un ospedale, magari per quello, cioè più lontano ero dagli ospedali, io più sicuro mi sentivo, e continuo a pensarla così. Beh, il resto nel mondo il numero più alto di morti storicamente per errore medico. E tutti i virus presi da livello mondiale arrivano da persone che vanno all'ospedale. Senti, detto questo, vuoi raccontarci un po' meglio questo anno e mezzo tra passeggiate, surf, Leone per esempio cosa faceva? Ma Leone, il suo lavoro principale è giocare. Io spingo molto su quello perché anche in un'età, sai, 5, adesso ne ha 7, gioca. E lui si è innamorato di una scuola d'arte, chiamiamola così, che fa una mamma qui dentro, e quindi una cosa che fa in modo assiduo, gli piace tantissimo. A iniziare bodyboard e surf da onda, però per il momento gli piace di più il bodyboard, ma sale in piedi sul bodyboard, quindi... si diverte, sai, qua c'è la libertà che avevo io da piccolo in un paese di 10.000 abitanti, perché non ci sono recinzioni tra una casa e l'altra, lo spazio di fatto è chiuso morfologicamente perché siamo recintati da questa mata atlantica, che è salva anche perché c'è il brejo, che sarebbe la palude, quindi noi siamo circondati da un terreno paludoso pieno d'acqua con coccodrilli, senti, quindi non siamo protetti da questo punto. E quindi Leone sveglia, esce di casa e ci dice: vado a trovare Nina, vado a trovare Ciemi, vado a trovare quindi fondamentalmente il gioco. Poi un altro genitore gli sta insegnando a giocare un po' con l'alfabetizzazione. E appena torna, perché adesso in Italia dovrebbe iniziare a fare delle di musica, perché c'è altro genitore musicista, e quindi e si cerca di stimolare dei talenti e dare più forza a quello che a lui piace fare. Questo in certo. Sostanza. Certo. Io ho fatto la traduzione. Dimmi. No, vai avanti. Hai fatto la traduzione? No, io ho, tra virgolette, mi sono impegnato un po', a parte il canale, a stare bene, a divertirmi, passeggiate surf, la traduzione del libro in portoghese, e approfittando del fatto che Iside è bilingue, perché è cresciuta a San Paolo, e poi relazioni pubbliche, finché il mio sogno era conoscere te, ci sono riuscito, e quindi io sono a posto. E Silvia Liprandi hai conosciuto anche, no? Se non erro. Sì, meravigliosa. Senti. Ciao Silvia. Silvia è in regia, in cabina di regia. Senti, vuoi raccontarci anche cosa ti ha portato a scrivere un libro? Sì, allora io volevo raccontare dal mio punto di vista la mia storia, perché Leone è appena nato, era nato da poco, e io un giorno ho pensato: ma se io muoio, ci saranno un sacco di amici, di parenti, che ognuno racconterà la mia storia a mio figlio dal suo punto di vista.
E quindi ho detto, io la metto nero su bianco, magari può essere anche utile come testimonianza, non dico come ricetta, come testimonianza attiva, qualcosa di simile. E quindi ho scritto questo libro con l'aiuto morale di Iside, perché io gli dicevo, io non ho mai scritto niente, ma tu butta giù come parli, se poi muove qualche emozione va bene, se no va bene lo stesso. E così ho fatto, ci ho messo 2 anni perché per me è stato molto laborioso dal punto di vista interiore. Per dire, ho fatto 1 miliardo di incubi dove tutti erano vestiti in una piazza e io ero nudo. Perché nel libro mi sono messo. E questo è fondamentalmente il nocciolo della questione che io volevo raccontare a Leone di cosa succede se ho fatto nel 2005 e tutto quello che è successo prima, sempre dal mio punto di vista, come l'ho vissuta io, quindi la mia verità, come io ho vissuto il TSO, come io ho vissuto il ricovero in psichiatria, sottolineo l'io per la mia prospettiva, non per voler fare il fenomeno. E poi come ho vissuto la terapia farmacologica, come mi sono liberato dai farmaci, e è un po', questo è un po' il centro di quello che io volevo raccontare dal mio punto di vista a mio figlio. Okay. Ah, senti Lorenzo, se poi ti andrai... No, dicevo Lorenzo, se poi ci andrai in un'altra diretta, magari raccontiamo bene la tua storia dal punto di vista di questo episodio che ti è capitato con questi cazzo di ospedali. E vorrei solo sapere qual era il comune, chi è il sindaco imbecille che ha firmato, perché ricordiamo che per fare questo obbligo di permanenza nel reparto psichiatrico devono firmare 2 medici differenti più il sindaco e un giudice deve controllare che la procedura sia corretta. Qual era il comune? Beh, il comune è dove io ho le radici, che era dove ho vissuto gran parte della mia vita, che è San Martino di Luperi in provincia di Padova. E il sindaco, non mi ricordo neanche il nome, era un mio ex professore delle medie, penso di tecnica. Vabbè, comunque un messo là, quindi... Un ritardato, no? Possiamo dire, uno affetto da ritardo cognitivo, sicuramente, no? Vabbè, un'aquila sicuramente no. Quindi. Bene. Senti, nella io media, direi... no? Nella media vuol dire totalmente ritardato. Nella media vuol dire totalmente ritardato. Allora, sei nella media, giusto? Io la penso così e poi... Senti, direi che abbiamo fatto quasi una lezione accademica, siamo sui 40 minuti, quindi se te la senti, poi la prossima volta racconti nel dettaglio questo accadimento che poi ti ha portato a scrivere il libro, diciamo, no? Quando vuoi. Va bene. Qua comunque c'è un messaggio di Leonardo Baghin, dice: grande Lorenzo, un abbraccio forte da Castelfranco Veneto, toda beleza. Ciao Leo. Vuoi aggiungere qualcosa in questi ultimi 2 minuti? Ma no, penso di aver detto tutto e io ringrazio molto te e Silvia per questa opportunità. Attenzione, io mi sento molto orgoglioso. Attenzione, è successo un accadimento molto importante. L'ultima delle cornacchie, quella che tu nel libro chiami l'ultima delle cornacchie, Iside Cornacchia Foresta. Ciao ragazzi, è stato un piacere essere con voi. Ciao, ultima delle cornacchie. E ciao anche al Re Leone, mi raccomando. Sì, il Re Leone starà giocando a scacchi, adesso ha la fissa degli scacchi. Avremo un Karpov Kasparov da Castelfranco Veneto, allora. Sì. Fate i bravi, va bene, dai. Se facciamo i bravi, mille, veramente, è stato un onore.
dai, seguiamo il consiglio di Iside che dice fate i bravi e guarda, proprio su 39 e 50 possiamo chiudere, che dici? Un abbraccio anche a te, Iside. A me va bene. Ciao, ciao Lorenzo. Ragazzi. Fai il bravo, eh. Ciao Max. Ciao. Ci provo. Ciao Max, ciao Silvia. Ciao. 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 End the podcast. End.